diciamo, la serata di presentazione, come abbiamo scritto, della nostra coalizione, soprattutto dei tre nuovi e soprattutto anche di quello che è il programma. Intanto, prima di partire, io veramente ringrazio tutti quanti i presenti di cuore, che questa sera vi abbiamo rubato la vostra vita tranquilla di casa per venire qui al ristorante all'Orchetta a sentire un pochino la nostra storia. Che dire, quest'anno ahimè ci troviamo a correre da soli, e allora trovo gente che mi dice: quest'anno siete fortunati perché alla fine correte da soli. Di per sé è vero, però dobbiamo comunque correre contro il 50+1%. Cosa vuol dire? Vuol dire che comunque, se dobbiamo essere vincenti e continuare a gestire il nostro comune di Fusano, dovremmo prendere la metà più uno dei voti. Spiegandomi meglio, dato che a Fusano credo che con le elezioni regionali e europee ci sarà almeno il 60-65% di votanti, quindi il primo quorum non superiamo di sicuro della gente che va a votare. E quindi diciamo l'ipotesi che ci siano 1200 elettori, noi dovremmo prendere almeno 600 un voto, perché se non prendiamo 600 un voto arriva il commissario prefettizio e fra un anno si andrà in voto. Ma detto a questa piccola cosina giusto per, perché se tanto purtroppo qualcuno giustamente mi dice che c'è questo piccolo problemino, che è così facile, sì è facile, ma io sinceramente ho sperato fino all'ultimo che ci fosse un'altra lista, perché è vero che poi è più combattiva, ma credo che sia comunque anche molto più democratico che non correre una lista sola. Ahimè, non è solo un problema di Fusano, ci sono anche tanti tanti altri comuni, quindi c'è proprio un qualcosa, credo, all'interno della società, dei comuni, della gente comune, è un po' che non è più granché attaccata, come dire, non dico la politica, ma l'amministrazione a Campanile. Detto ciò, poi continuerò avanti, ma credo che la cosa più importante in questo momento sia, intanto vi dico i nomi di quelli che sono i candidati, perché poi a memoria non li ho ancora memorizzati tutti. L'età è quella che è, comunque partendo dalla prima che vedo qui in bella vista dal documento, Bertella Sala, che già la conoscete, che è qua alla mia destra. Poi vado avanti con Doglio Fabrizio, che conoscete perché anche lui è già un veterano. Poi vado oltre perché riservo alla fine. Poi abbiamo Pomatornella, anche lei. Dopodiché abbiamo Vassallo Carlo, che anche lui ha già qualche anno. Anche se purtroppo è quello che, come si dice, ha sempre portato acqua al mulino, ma poi rimaneva sempre fuori. Anche perché, giusto per, diceva ai miei amici, parenti, conoscenti, non datemi la preferenza. E poi chiaramente, non avendo le preferenze, non entrava, ecco, il problema era solo lì. Poi abbiamo Marchetto Federica, che è qua alla mia sinistra. Lei è la sua uscente, ha finito una legislatura, credo che si sia trovato bene. Oggi è ancora qui, anche perché dobbiamo fare un plauso, anche perché sapete che da 7 mesi, se non vado errato, è diventata mamma, ma nonostante tutto è sempre venuta, ha sempre lavorato, anche facendo giunta con la bimba, quindi hanno il bimbo, che scusa, deformazione professionale, perché anche a me è arrivata la nipotina, allora mi scappa il nipotino, e quindi incomincia già a respirare aria di municipio, speriamo che porti bene per il futuro. E dopodiché abbiamo il veterano, che non dico neanche più il nome, tanto lo sapete, quello è un altro. Oramai io e lui siamo quelli che abbassiamo la media. Noi abbassiamo la media. Però quest'anno abbiamo detto dobbiamo cercare di limitare un pochino. Allora abbiamo trovato e abbiamo trovato Sara, che chiameremo dall'altra parte Sara Saretta. Sara, perché la prima due è Sara. Poi ognuno di loro si presenterà, io ho fatto un primo passaggio, quindi Sara, la sua prima esperienza, credo vado al naso, ma dovrebbe avere 21 anni, poi lo dirà poi lei meglio quando farà l'intervento.
universitaria, dicevo, e quindi speriamo che anche lei in questi 5 anni abbia, come dire, da imparare e soprattutto anche che riesca a entrare nel gruppo e che si trovi bene con tutti noi, perché chiaramente essendo la più giovane magari non sempre condividerà le nostre idee, ma noi cercheremo anche di, come dire, condividere le sue, ecco, l'abbiamo cercata apposta perché era giovane e portasse idee nuove. Abbiamo anche poi, non è proprio una nuova entry perché c'era già, dove me la sono perso, Patriarca, Tommaso. Abbiamo Tommaso e poi abbiamo anche un'altra new entry, che è Antonio, che me lo sono perso, è giù in fondo. Antonio, che chiaramente tutti, credo che tutti quanti voi li conosciate, no? Da Sara. Ecco, poi abbiamo uno, e questo l'ho lasciato veramente perché quando l'ho cercato, Stefano, quando l'ho cercato, gli ho detto, ascolta, dato che io ho l'età di tuo papà, quindi non devo neanche dirti gli anni, perché una volta che ti ho detto che sono così tuo papà, dobbiamo mandare in pensione sto sindaco, quindi abbiamo bisogno di uno che faccia il sindaco. Questo mi ha detto, per carità, assolutamente, no, ma se già incominciamo subito male. Comunque mi ha detto, no, io vengo, sono sicuramente dei vostri, farò parte della squadra, ma assolutamente. E dico, vabbè. Quando poi abbiamo fatto la prima riunione ho cercato ancora di convincere, perché ce n'era anche un altro in casa già che avevamo, che dico, ma se magari qualcuno di voi, io avrei già un attimino da fare il nonno, da fare altre cose, magari se c'è qualcuno mi sostituisce. Alla fine non c'è stato santo, vabbè, dovete purtroppo ancora sopportarmi, pazienza, se l'avete voluto voi lasciate cercata. Bene, allora, io poi una scaletta esatta, precisa, non ce l'ho. Ma da che? Il nome non l'ho detto, ho detto Stefano, non l'ho detto fra i nomi. Allora, visto che l'ho lasciato per ultimo, lui è chiaramente la sua prima esperienza, è il giovane del gruppo che con Sara abbassa la media, perché Antonio sì, un pochino abbassa, ma non molto. Io faccio che partire subito da lui. Partiamo subito da te, così ti presenti, perché è inutile che dico io chi è Stefano. Stefano lo dice da solo, come tutti gli altri, eh? Poi dopo passate il microfono e io riposo. Allora, stavolta lo dico io. Allora, buonasera a tutti, mi chiamo Stefano Frailone, ho quasi 42 anni, sono avvocato, mi sono trasferito qua a Cusano circa 20 anni fa con la mia famiglia d'origine, vivo ancora qua con la mia famiglia, ora sono sposato con Laura, ho 2 bimbe e vivo qua. Come alcune cose le ha già dette Chiono sostanzialmente, io faccio parte delle nuove leve e dei nuovi chiamati. E la prima cosa che mi sento di dire, ma è un modo per iniziare così la presentazione, il discorso, a voi tutti è un grazie. Un grazie alla squadra uscente, un grazie a Chiono, a Federica, perché credo che venga data un'opportunità a chi, come me, come Sara, ha così, muove questi primi passi nell'amministrazione di questo paese. Grazie perché? Perché io credo che la caratteristica dell'amministrazione di questo paese sia la caratteristica del fare, di persone che fanno, lavorano e lavorano bene. E credo che molto spesso noi tutti abbiamo avuto la sensazione di avere un'amministrazione qua a Busano che è un'amministrazione presente, che c'è, che se non si nasconde, che ci mette la faccia tutti i giorni, che nelle piccole e nelle grandi cose non si nasconde dietro quelle che sono le piccole burocrazie o le formalità. Nella mia professione molto spesso io mi interfaccio con le pubbliche amministrazioni, molto spesso queste sono percepite come lontane, come distanti, e questo non accade a Busano ed è una grande fortuna. E chi ha vissuto in aree un pochino più grandi, come è successo a me prima, effettivamente qui funziona in maniera diversa. Quindi l'opportunità di far parte di questa squadra è obiettivamente qualcosa che mi gratifica, che mi stimola e che mette in gioco quello che sarà il mio impegno e credo l'impegno di tutti quanti, cioè quello di fare e di iniziare un percorso che parte su delle ottime fondamenta e che deve andare avanti.
Poi ovviamente bisognerà cambiare qualcosa, migliorare qualcosa, ma questo lo diceva Churchill, no? Che non sempre cambiare significa migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare. E allora magari io ci provo a così far parte del cambiamento per migliorare, ma sapendo da chi si parte e si parte bene. Voi avete un volantino abbastanza corposo e robusto. Vedete che uno dei punti del nostro programma è quello del mantenimento della tutela delle autonomie locali, della protezione di quelle che sono le prerogative dei piccoli comuni e dei comuni che non sono grandi comuni, quindi hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Il Piemonte è la regione d'Italia che ha maggior numero di piccoli comuni. Al di sotto dei 5.000 abitanti, sono circa 1.100, poco meno di 1.100, e questa è una caratteristica davvero fantastica, perché è una caratteristica che dà pregio a questa bellissima regione, no? Ci dà grandissime opportunità, ci dà della ricchezza, ci dà delle possibilità che magari che altre regioni non hanno, ed è un qualche cosa che va assolutamente tutelato e protetto, perché ci dà delle opportunità, ci dà delle possibilità. E guardate che non è questione di fare politiche generali lontane, cose che arrivano da lontano, in realtà è qualcosa che tocca la vita di tutti noi, di tutti i giorni, che ci mette le mani in tasca. Pensate a che ne so, alle politiche che riguardano l'acqua. Poi so che il sindaco vi dirà qualche cosa di quello che è stato fatto dall'amministrazione precedente a tutelare quello che è il costo dell'acqua, che insomma comunque è qualcosa che noi tutti paghiamo. Pensate tutte le volte che vi interfacciate con la sanità, la opportunità che si ha quando si hanno dei centri medici vicini, o ad esempio le politiche dei rifiuti. Ecco, quindi non sono questioni lontane. L'impegno che uno ci deve mettere per far sì di proteggere quelle che sono le prerogative dei piccoli comuni è qualche cosa che ritorna a noi cittadini, perché tutte le volte dei piccoli comuni, perché tutte le volte che qualche cosa viene fatto in favore delle grandi aree metropolitane a discapito dei piccoli comuni, per gli abitanti dei piccoli comuni significa soltanto una cosa: vedersi allontanare il servizio, vedersi squalificare un servizio, rendere più difficile quella che è la gestione dei piccoli problemi che però tutti i giorni noi tutti abbiamo. Faccio un esempio col quale anche stamattina parlavo con Chiono e che Chiono mi faceva: pensate se mai Busano fosse fuso con altri paesi qui vicini, pensate magari la difficoltà di andare a chiedere che qualcuno ci risolva un problema a Rivarolo piuttosto che Fabria, piuttosto che a Rivara o piuttosto chissà dove. Beh, quella è la quotidianità, questa è la quotidianità dei problemi di chi vive in comuni con meno di 5.000 abitanti. Parlando sempre con Chiono, ci siamo accorti come qualche mese fa questa battaglia per la tutela di quelle che sono le prerogative dei piccoli comuni ha avuto un piccolo grande successo. Cioè c'è una sentenza della Corte Costituzionale, non ve la faccio lunga, ve la faccio breve, che ha dichiarato incostituzionale la norma che obbligava i piccoli comuni come il nostro a fondersi, ad associarsi, ad unirsi, a convenzionarsi, come si dice in termine legalese, con altri comuni per rendere ed erogare i servizi che sono considerati servizi fondamentali. Per fortuna questa sentenza ha detto che questa cosa qua non va fatta, è stata dichiarata incostituzionale, ma la vera vittoria di chi, come Chiono, ha combattuto perché queste cose fossero affermate, sta nel corpo della sentenza, che dice: guardate che tutte le volte che, se noi applichiamo questo rigoroso principio per cui i piccoli comuni si devono associare, si devono unire, questo rigoroso metodo di fare avrà a discapito, avrà come cartina di tornasole la riduzione della qualità e della quantità dei servizi che vengono resi e vengono erogati. E quindi è un po' questo il cuore di quello che è questo punto del nostro programma. Questa è stata una battaglia, ma ce ne sono sicuramente molte altre. E allora cosa bisogna fare? Bisogna fare semplicemente, fare quello che la vecchia amministrazione, la precedente amministrazione ha sempre fatto, cioè tirarsi sulle maniche, partecipare nelle competenti istituzioni, fare attenzione, essere propositivi,
e controllare che man mano non ci vengano tolte dalle mani delle cose che possiamo fare a Busano e che non abbiamo bisogno di farci fare da altri. Perché vedete, poi alla fin fine, qui concludo questa brevissima presentazione di questo punto del programma, non è che fare questa cosa significhi fare qualche cosa di molto lontano, ma significa semplicemente volersi bene, cioè volere bene a noi stessi, che abbiamo fatto tutti quanti, noi qua seduti in questa sala, una scelta, cioè di vivere in questa bella terra che è il Canavese. Grazie. Grazie Stefano. Allora, adesso seguo un attimino un po' più una cronologia, altrimenti poi ci perdiamo, anche perché magari qualcuno di voi ha in mano la brosciura, quindi. Però partendo dal primo punto che c'era nel programma, avevamo arredo urbano, e allora per l'arredo urbano passiamo immediatamente la parola a Federica, così oltre che presentarsi, anche se la conosciamo, poi andrà a illustrare quello che abbiamo scritto nel programma per quanto riguarda l'arredo urbano. Grazie. Buonasera a tutti, sono Federica, spero che la maggior parte delle persone presenti mi conoscano. Sono contenta per questa nuova squadra che abbiamo formato insieme a Chiodo, con persone che sono rimaste, perché secondo me in questi 5 anni abbiamo lavorato bene, quindi è giusto che certa gente continua, perché ha ancora molto da dare a questo paese. E poi le nuove che abbiamo trovato, cercato. Quindi mi accodo alla presentazione che ha fatto il sindaco, abbiamo trovato dei buonissimi elementi. Mi collego solo un attimo a quello che ha detto Stefano, per ringraziare Chiono per il fatto che lui è un vero combattente su tutti i fronti, quindi per chi magari non lo sa, lui ha proprio delle sue battaglie personali, anche se è da solo va avanti fortissimo. Io che sono entrata nella scorsa amministrazione ho visto in questi 5 anni le sue battaglie che sono partite e sono arrivate, esempio quella dell'autonomia, poi altre che vi dirà lui, e quindi volevo dire a tutti che trovarne persone di questo tipo che vanno avanti anche se con pochi seguaci, e poi alla fine si forma un gruppo e il gruppo vince. Allora, per quanto riguarda il programma, per l'arredo urbano abbiamo inserito la proposta di continuare il marciapiede, la pista ciclabile, dalla farmacia fino alla rotonda di Stefano Bruda. Questo perché? Perché il progetto del marciapiede, che era stato iniziato ancora prima della scorsa amministrazione, credo abbia portato un grande beneficio a Busano, e quindi vogliamo continuarlo, cercare di fare anche questo pezzo. E anche dal cimitero a via Carlo Pomatto e dal campo sportivo verso Valperga, che è la zona forse più pericolosa. Poi abbiamo inserito una realizzazione di un'area attrezzata, parco giochi, tra Piazza San Tommaso e via Matteotti. Vi informo che in realtà questa è una proposta su cui ci abbiamo già lavorato in questi anni e speriamo, e io stessa spero di realizzare, perché il parco giochi che c'è attualmente, che è un bellissimo parco giochi, per alcuni è un pochino decentrato dal centro del paese, e quindi abbiamo accolto questa proposta da alcuni e stiamo lavorando anche su questo punto. Poi abbiamo inserito il mantenimento della sistemazione delle aree verdi, piazze, rotonde, piste ciclabili che ci sono già, l'installazione di una nuova fontana nel parco giochi attuale che c'era già e vogliamo ripristinare. E poi altre cose che fanno parte sempre dell'arredo urbano, ovvero nuovi cestini per i rifiuti, panchine, fioriere che cercheremo di fare. Anche nel parco giochi attuale abbiamo iniziato un progetto che riguardava la sistemazione dei giochini, che abbiamo già iniziato precedentemente ma non siamo riusciti a terminare, vorremmo anche installare i tappetini antitrauma, che sono molto importanti per soprattutto i bambini piccoli. Allora, passo la parola a Sara. Buonasera a tutti, sono Sara Bertella e da 5 anni ho lavorato con l'amministrazione
in qualità di consigliere, in particolare mi sono occupata dei rapporti con le scuole, con la scuola dell'infanzia e con la scuola primaria. E diciamo che il nuovo programma manterrà un po' quelle che sono state le linee degli ultimi 5 anni, in particolare verranno mantenute le tariffe della mensa e del trasporto per le scuole medie di quelli che vanno a Favria. E devo dire che io ogni tanto parlo con altri genitori di altri paesi e i ragazzi di Busano sono decisamente avvantaggiati per le tariffe mensa e anche del trasporto. Io tra l'altro abito a Rivara da qualche anno, però ho abitato a Busano 12 anni e mi sento in tutto e per tutto busanese, col cuore. E quindi lo vivo anche personalmente, questa differenza di costi. E ricordo, mi porta via gli appunti, comunque non importa, mi ricordo. manterremo anche le attività che abbiamo svolto in questi anni con i ragazzi, e in particolare le attività sportive, il corso di nuoto per i bambini delle scuole elementari e il corso di danza per i bambini della materna e delle elementari. E abbiamo dimenticato di scrivere nel programma che anche il dopo scuola del mercoledì e venerdì verrà mantenuto. Quest'anno avevamo il venerdì proposto un corso di inglese, vedremo poi anche a seconda delle esigenze, ogni tanto facciamo dei sondaggi tra i genitori, quindi cercheremo di capire che cosa può piacere. Magari qualcuno già, se c'è qualche genitore, se lo sta chiedendo, sono confermati anche in ogni caso i centri estivi, quindi estate ragazzi e estate bimbi per la durata di 5 settimane, giusto Federica? E questo è quanto per quanto riguarda la scuola e la famiglia. Io anche sono stata molto contenta di lavorare con questo gruppo, ero completamente profana in materia, però mi è piaciuto questa cosa appunto del fare, come diceva Stefano. Io non sono brava a fare discorsi, però insomma per quel poco che ho potuto dedicare anche, insomma, mi è piaciuto farlo. Grazie Sara. Allora, viabilità e illuminazione pubblica. Io ho visto che ho Corbo Tommaso, ma passiamo da Tommaso, va? Anche perché lui è più giovane, quindi tocca a lui. Buonasera. Buonasera. Funziona già più? Funziona. Sono Tommaso, patriarca, abito qui a Busano da 9 anni circa, quindi magari tanti non mi conoscono, anch'io non conosco molta... Non funziona già più? Chiudo? niente. Ok. Dico solo una cosa, che non sono bravo a fare discorsi perché non è nel mio stile. Sono qui per dare un mio piccolo contributo, come ho già fatto nella precedente amministrazione, lavorando un po' dietro le quinte, perché poi alla fine ero candidato ma non sono venuto fuori come consigliere. Però nel mio piccolo ho dato una mano al sindaco in alcuni aspetti che riguardano il settore delle infrastrutture, eccetera. Perché ho una certa esperienza in quel campo, arrivando dal mondo dell'edilizia, e dove ho lavorato per 25 anni, quindi un po' di esperienza ce l'ho. E sono qui appunto per dare una mano da questo punto di vista, quello che potranno essere i lavori futuri, dai marciapiedi alla viabilità, alle opere pubbliche che verranno ancora realizzate, oltre a quelle che sono state già fatte, che non sono neanche poche. Anche se magari qualcosa non si vede, perché tipo la roggia in centro paese è un'opera interessante e utile, però chiaramente non si vede nulla. Qui nel programma abbiamo cercato di inserire le cose più normali, poi senza inventarci niente di straordinario, perché poi i fondi sono sempre quelli che sono e bisogna cercare di trovare un equilibrio in tutto. Quindi al di là delle strade, la manutenzione ordinaria delle strade, vedremo di
abbiamo in programma di realizzare qualche dosso di rallentamento come qui davanti, che è una zona un po' pericolosa, e quindi l'idea è quella, solo che non dipende completamente da noi, perché c'è la provincia di mezzo e quindi dobbiamo attenerci a quello che la provincia ci impone anche. E poi anche la rotonda giù di questa qui sotto, dove c'è questo incrocio che è un po' maledetto, un po' pericoloso, vorremmo spingere la provincia a farci sta rotonda, dando un contributo anche nostro interno. E poi tutto quello che magari può venire utile, che magari anche da parte vostra, se ci date dei suggerimenti da dove ci sono delle necessità, dei particolari che magari a noi sfuggono, no? Io direi che qualcosa ho detto e passo la palla ai miei colleghi. Buonasera a tutti. Grazie. Mi vogliono far parlare di Mi salutiamo. Iscrivermi, devo a casa in piedi, se non lo sai raccomandare. Niente, io mi occupo un po' di tutti, come voi sapete, alcuni qua mi chiamano per l'acqua, per i tubi rotti, per le strade, per la luce, tutte queste cose qua. Adesso ci occupiamo anche del cimitero, faremo anche il cimitero più bello. E allora, cosa dici? Facciamo tutto, via. Bravo. Passo la parola a te. Ecco, volevo fare una piccola puntualizzazione su Tommaso. Effettivamente lui l'ha già accennato, ma in questi 5 anni lui non era al di dentro della squadra, perché purtroppo è rimasto fuori. Sapete che se si parte in 10+1 e però poi passano 7 e 3 rimangono fuori. Lui purtroppo è rimasto fuori, ma dato che, appunto, l'ha già detto lui, aveva una grossa esperienza di cantiere, è geometra, ha lavorato per diversi anni nei cantieri, e quindi quando avevamo qualche problema con le opere pubbliche nei cantieri, chiaramente avendo l'esperto in casa, permettetemi, ogni tanto gli davamo una controllata, già prima, durante e dopo, no? Cioè, quindi già durante la presentazione, e quindi facevamo già la prima verifica dei progetti e poi anche in seguito quando si eseguivano i lavori. Sicuramente io sono beato tra le donne, tra l'altro. Il quarto punto che trovate giù nella brochure è appunto agricoltura. Abbiamo di nuovo Federica, che devo dire, c'è sempre Federica, come prezzemolo. No, sono loro che mi hanno fibbiato, non è vero. Allora, per l'agricoltura, poi mi sono ritrovata 5 anni con il braccio che parla e il braccio che esegue. Sono così. Allora, per l'agricoltura abbiamo messo, parte la manutenzione e valorizzazione delle strade rurali e la pulizia delle rogge e dei fossi, poi abbiamo sempre la collaborazione col consorzio Ovest Torrente Orco, che per chi non lo sa è un consorzio che si occupa di irrigazione, al quale il comune eroga un contributo per fare i lavori di pulizia, di mantenimento, per appunto le rogge sia nel periodo irriguo che nel periodo invernale. E poi abbiamo inserito anche, questo però previo contributo regionale, perché è un'opera di una certa rilevanza, come poteva essere quella che abbiamo fatto in piazza per la Roggia del Mulino, e la costruzione invece della difesa spondale di Via della Nocetta, attuale Padre Antonio Vassallo, sul Rio Acquetta. Passo la parola a te. No, è che quando non sapevano l'altra sera me parletti. Va bene. No, sicurezza. Qui siamo stati, credo, un po' su tutto, abbastanza sintetici, ma era anche per non scrivere un poema, che poi alla fine magari pochi lo leggono. Quindi abbiamo scritto chiaramente il potenziamento della videosorveglianza. Questo è importantissimo, perché vedete che purtroppo il mondo cambia, ma non è che spesso cambia in meglio, ma cambia in peggio, quindi già oggi disponiamo di circa 16 videocamere, però purtroppo non è che riescono ad arrivare dappertutto.
tant'è che l'altro giorno c'è stato di nuovo un furto, e però non è che c'era in quel punto, non c'era la videocamera, cioè non è che si riesce a coprirla. E quindi a maggior ragione cercheremo comunque di potenziarle e rendere il paese ancora più sicuro. L'altra, che è una mia idea che porto avanti da un po' di anni, anche se non è facile, perché poi magari si scontra anche che non tutti la pensano in questo modo, e soprattutto anche che comunque la gente non è che ha tutto questo tempo disponibile, io rimango dell'idea che dei corsi di primo soccorso. Io credo che ci sono dei corsi base veramente che dovremmo essere in grado tutti di effettuare. E vanno da quello, secondo me, più banale, che è proprio la disosmozione, quando una persona, un adulto o un bimbo, gli rimane qualcosa in gola, a saper fare la manovra e fargli espellere quello che è in gola. E questo è proprio il più banale. E poi l'altro, che è quello dell'uso dei difibrillatori. Questo anche sono importanti, anche lì dovremmo acquistare, attualmente ne abbiamo due, dovremmo comunque potenziarli, perché due sono pochi, attualmente sono le due scuole, alla materna e all'elementare, e quindi sono a disposizione degli insegnanti, dei docenti e anche delle bidelle, che tra l'altro hanno fatto i corsi. E l'altra mia idea, ma credo che questa veramente dovremmo condividerla sul serio, perché vedete che sembra che dice ma sì, ma una volta ogni 10 anni c'è una calamità. Adesso ultimamente non è una volta ogni 10 anni, è che a volte capitano 2-3 volte all'anno, non ogni 10 anni. E quindi dovremmo essere più o meno tutti in grado, dai mariti alle mogli, dai capi famiglia, ma sicuramente sia il marito che la moglie, essere in grado di sapere come intervenire in caso di, in caso soprattutto noi abbiamo il problema delle alluvioni, quindi sapere in caso di alluvione come intervenire. Credo che sia importantissimo, perché è vero che poi arriverà la protezione civile, poi arriveranno i vigili del fuoco, ma i primi a salvare la nostra famiglia dobbiamo essere noi. Quindi vedremo, io un po' di anni fa avevo già fatto correre una proposta di questo tipo, avevamo fatto dei corsi, qualcuno era venuto, non era andata granché. Io invece ritengo che su questo punto bisogna battere molto, proprio per formare le persone, di modo che nel momento che si trova in difficoltà dica ce l'ho, no, arriva in coda. No, Carlo mi suggeriva, ma l'ho messo in coda perché c'è tutto un discorso, quello che mi sta suggerendo Carlo, e rientra sempre nella sicurezza, quindi per carità posso anche già comunicarlo oggi. È notizia proprio di questi giorni, era già da un po' di tempo che stavo lavorando su questo tema. Il tema era l'eli ambulanza in notturna, perché sapete che di giorno non ci sono problemi, l'elicottero arriva ovunque, può atterrare in un prato, nella strada, in una piazza, non è un problema, è un problema di notte. E allora ho avuto anche fortuna, perché ho trovato delle persone che ci credevano anche loro, dalla proprietà dove c'è il campo Pegasus a chi è il gestore, quindi da Silvano Camillo al gestore mi hanno subito dato disponibilità. Chiaramente poi dopo ho dovuto sentire chi di competenza, che arrivano da Torino, e in buona sostanza proprio in questi giorni abbiamo perfezionato la pratica. Adesso abbiamo solo più da firmare. In buona sostanza abbiamo il Dipartimento di Emergenze Sanitarie del territoriale del 118, dell'Eli Soccorso, che per adesso hanno Air Grain che fa questo servizio, e ripeto, firmeremo a giorni il documento dove avrà autorizzazione di atterrare al campo Pegasus, che voi tutte conoscete. È un avio superficie, quindi non ci sono problemi. Infatti il tecnico della regione preposto, che si chiama Roberto Colombo, quando è venuto è subito entusiasmato, perché certamente qui possiamo atterrare di notte in qualunque condizione atmosferica, perché di notte, se è una notte tranquilla, non ci sono problemi, in un campo di calcio atterrano tranquillamente, accendono le luci e via. Infatti, se vi ricordate, un po' di mesi fa mi hanno praticamente inaugurato due, uno a Barbania e uno a Fabria, però in quei due punti
se capita che piove, se poi c'è un po' di vento, no, perché è pericoloso, perché ci sono le case, condomini, dei tralicci dell'energia elettrica e quant'altro. Mentre sulla base esistente, già collaudato con tanto di autorizzazione, che si chiama appunto Pegasus 2000, lì hanno tutte le possibilità di atterrare tranquillamente. E questa è la parte del punto che dicevo sulla sicurezza. Allora, poi dopo chi tocca? Sì, adesso abbiamo anche Carlo, no, perché sì, non è che devo sempre parlare io qui. Allora, io ufficialmente sono nuovo, perché ovviamente come Tommaso l'altra volta ero fuori, e anche la legislatura precedente, per cui ufficialmente sono un nuovo consigliere. Sono un po' un prezzemolo, perché mi ritrovate in tutte le associazioni, conta il fare, essere presente nelle associazioni, essere presente nel comune, in qualunque cosa dove si possa dare una mano. Il mio tema è la salvaguardia dei beni culturali, e in questo campo, in questi 5 anni, noi abbiamo, cioè l'amministrazione comunale e il comune hanno fatto varie cose, fra cui il primo libro su Busano, da non dimenticare che erano anni, è stata un lavoro di tante persone coordinate da Armando, che però ha portato appunto alla realizzazione del primo libro su Busano. Nello stesso modo abbiamo provveduto, grazie ai soldi un po' di tutti e grazie anche a Sara, a restaurare in parte la chiesa principale di Busano. Adesso nelle nostre intenzioni sarebbe quella di aggiustare la torre campanaria di San Rocco, che Corvo negli anni ha già provveduto a ripristinare insieme al PIT la copertura. Adesso però c'è da restaurare anche la torre campanaria. Un'altra delle cose che abbiamo cominciato, anche io, ma diciamo principalmente Chiono, è, visto che anni fa esisteva la provincia che faceva questo lavoro di organizzare tipo città porte aperte, le visite dei vari paesi e cose, adesso questo ente non c'è più, o comunque è praticamente scomparso, la città metropolitana, proprio per il fatto che si chiama città metropolitana si intende di Torino e Cintura. Tutto il resto non è molto interessante per loro, non ho detto che non c'è, perché chi comanda sono loro. E allora, per ovviare a questa cosa, stiamo, perché è in fase di nascita, un coordinamento fra tutti i sindaci e ovviamente coinvolgendo Proloco e associazioni dei vari comuni, per cercare di creare delle manifestazioni coordinate fra di noi, e cercando di partecipare i vari comuni alle feste, per cercare di renderle, perché il problema di fondo è che i contributi regionali eventuali, se la festa è tipo, scusate, ma Busano o cosa, non si riesce ad attingere. Ovviamente di cercare di promuovere i prodotti del territorio, per cui di fare sagre, non parlo di Busano, ma per altre parti che hanno dei prodotti e per cui anche Busano, anche la Proloco dovrebbero partecipare per portare le loro specialità, per cercare di portare il made in canavese, come all'onore della stampa, ecco, questo è il discorso. Bon, io ho terminato. Edifici pubblici. Una volta presa per i medelli. Vabbè, edifici pubblici, devo dire, in questi anni non è che abbiamo investito tantissimo. È vero che l'edificio del comune, per chi si ricorda, quindi giovanissimo un po' meno, una volta c'era una casa di riposo, poi è stata comprata nell'84, si è fatta sede
municipio, poi qualche intervento ancora per qualche anno dopo, adesso qualche anno la trascuriamo perché avevamo sempre altre emergenze e quindi è rimasta indietro. Adesso abbiamo pensato che forse era ora di intervenire, quindi abbiamo scritto ristrutturazione del salone polivalente, che sapete tutto qual è, il facimento della pavimentazione sotto le arcate del piano terra. Lì dobbiamo fare questo intervento per renderlo un po' più accogliente, perché adesso è uno stato abbastanza, come dire, malandato proprio. E già che ci siamo, sicuramente si farà anche un po' di insonorizzazione, perché chi poi lo utilizza ha delle grosse difficoltà. E si diceva anche la sistemazione, un po' la riqualificazione dell'area esterna sotto il porticato, sempre del comune. Questo intervento io l'ho messo da un'altra parte, ma tanto parlarne prima, parlarne dopo cambia poco. In buona sostanza parte entro ottobre, perché lo Stato quest'anno è stato un anno di grazia, all'inizio ci ha dato la disponibilità di 40.000 euro, che il Comune ha subito predisposto un progettino per il consolidamento di una soletta alla scuola elementare. Abbiamo fatto la consegna dei lavori ieri e questi devono essere eseguiti entro 40 giorni. Abbiamo un po' di problemi perché in questo momento abbiamo ancora la scuola con i ragazzi, quindi la scuola in attività, quindi dovremo lavorare cercando di essere il meno invasivi possibile per quanto riguarda l'attività didattica, altrimenti giustamente le insegnanti ma anche i ragazzi ne patirebbero, quindi lavoreremo solo nei pomeriggi quando la scuola è chiusa il sabato. E poi bisogna poi lavorare decisi all'inizio 7, 8, 10 di giugno quando la scuola sarà chiusa. Quindi questa parte è già addirittura già in partenza, anche perché dobbiamo chiudere i lavori a ottobre, quindi dobbiamo fare veramente veloce. Poi la riqualificazione energetica dell'edificio sempre comunale, qui anche, dato che lì abbiamo un bel po' di dispersione, perché l'edificio è un edificio storico, caratteristiche stupende, ma purtroppo per quanto riguarda il risparmio energetico non c'è, quindi spendiamo non poco, è giunto anche il momento di mettergli mano e vedere di risparmiare. E una ristrutturazione degli interni, perché ci sono delle problematiche, ma sono interventi abbastanza esigui. Quello che invece è importante è anche la sostituzione degli apparecchi illuminanti degli edifici comunali tutti, dal comune alla scuola materna, alla scuola dell'infanzia se meglio preferite, e alla scuola primaria, proprio adottando dei sistemi LED, che abbiamo un risparmio energetico e soprattutto un risparmio economico per il comune, visto che comunque i soldini sono sempre meno, allora bisogna in qualche modo cercare di ridurli. Bene, allora poi passiamo all'altro punto, che è sport e salute, che non so più chi tocca. Chi tocca? Buonasera a tutti. Mi chiamo Antonio Pnetta, tra parentesi Attilio. Bene, volevo ringraziare questo gruppo, sono orgoglioso di esserci, perché nei ritrovi precedenti sentivo parlare solo di fare per migliorare il paese. Cosa vogliamo di più? Bene, a me mi tocca lo sport, parlare dello sport. Cosa vogliamo fare? Leggo. Ci sono degli impianti che a mio avviso bisogna ottimizzare, cioè cercare di aumentare le attività sportive sugli impianti che già il paese ha. Poi organizzare degli incontri con dei medici sportivi che spiegano l'importanza dello sport e i benefici che ha sulla salute, soprattutto dei ragazzi, però chiaramente senza dimenticare i meno giovani, cioè gli anziani come me. E in più si parlava organizzare
una gara podistica in notturna, questo, per movimentare il paese, cioè avere gente in paese, fare qualcosa di più. E per ultimo punto, cercare tra la gente di Busano qualcuno che ha voglia di tirare su delle associazioni sportive o per aumentare le attività, perché effettivamente ne abbiamo, ma non sono sufficienti. Bene, detto questo, io ho finito e ti ringrazio. Ancora una cosa, chiaramente con l'aiuto di Adriano, chiaramente. Allora, buonasera a tutti, sono Fabrizio Doglio, per chi mi conosce tanto sapete chi sono. Proverò a guardare di nuovo le associazioni come ho fatto in questi 5 anni, dove ci sono grandissime cose da fare, come ultimamente abbiamo gestito con il sindaco il motor show che è laggiù, io vi vedo laggiù tutti quanti. Le associazioni, ultimamente avete visto che bisogna sempre, è sempre più un casino per le associazioni, per Ornella, fare le feste, fare le sagre, fare gli eventi, quindi dobbiamo essere sicuri di quello che facciamo, tutelarci sulla sicurezza specialmente su tutto. Come vedete li abbiamo anche inseriti qua. Allora faremo uno spazio giovani, riconfermiamo che i ragazzi di 16 anni, 15 anni, giusto da 15 anni in su, vero? Avranno uno spazio a loro disposizione nel salone adibito a loro, che è sul dove c'è il vecchio ambulatorio medico. Riconfermiamo una nomina di un consigliere comunale alle politiche giovanili, sosterremo le associazioni, come ho detto prima, sia per le sagre, per gli eventi e il programma e promozione del territorio. Sosterremo le attività ricreative per gli anziani, che ultimamente stiamo facendo, continuiamo a fare. Il martedì e il giovedì ci sono le nonne, che non le chiamo le nonne perché sono più donne che maschi, quindi ultimamente, e se avete genitori che vogliono venire a fare ginnastica dalle 15.30 alle 14.30 sotto nel salone comunale, siete benvenuti, fate campagna pubblicitaria, come si dice. Dalle 15.30 alle 16.30, un'oretta di ginnastica, per la terza età, non c'è niente di... si fa delle cose semplicissime, le ho viste fare, c'è una signora lì, c'è Elvira, che ha 80, più di 87 anni, quindi si può fare tutti. Poi, continuiamo con le erogazioni dei servizi per le persone in difficoltà. Se hanno qualche problema vengono in comune e ne parliamo con le politiche sociali, giovanili, queste cose qua, lo facciamo, vero Sara? E organizzeremo degli incontri e qualche gita culturale in giro per il paese, per il Piemonte, dove, queste parti qua. Poi con me ci sarà anche Sara, adesso Sara farà le politiche giovanili nel suo compito, perché è importante su questo. Grazie a tutti e vi ringrazio della... interessassero alle questioni del paese e niente, quindi ho accettato e proverò nel mio piccolo ad aiutare Busano. E infatti un argomento, un aspetto che ritengo importante per me è appunto dare spazio ai giovani e quindi cercare di mantenere le feste e organizzare eventi per quanto possibile. E quindi pensare anche al divertimento
dei giovani, delle persone della mia età. E niente, come già anticipato Fabrizio, cercheremo di, insieme alle associazioni, di mantenere questi eventi, fare le feste, come ad esempio la festa patronale, che credo che sia una delle più importanti a Busano. E niente, nel mio piccolo cercherò di aiutare, spero che il mio aiuto si vedrà. E vi ringrazio a tutti. Veterana quasi, perché è da 15 anni che seguo Corbo, Chiono, 5 anni di minoranza, 5 anni di come assessore al commercio industria e poi come consigliere. E niente, ho continuato a dare la mia disponibilità, come sapete sono un po' dappertutto, anch'io come Carlo, nelle associazioni varie, Proloco, Cantoria e di tutto e di più. E come ha detto Fabrizio, cerchiamo sempre di continuare con la Proloco, con le associazioni e con le varie attività di ginnastica varia per gli anziani, per le signore, in ginnastica dolce che sta andando benissimo. Questi ultimi anni abbiamo sempre più gente, abbiamo anche istituito un gruppo di un pullman che porta le signore o anche i signori a teatro a Torino, e quindi quando qualcuno ha voglia di vedere uno spettacolo può chiedere a qualsiasi della Proloco direttamente a me, poi che andiamo una volta quasi al mese a teatro, e quindi chi vuole può sicuramente farsi avanti, è sempre una cosa molto interessante e molto piacevole. E io credo di aver chiuso con tutta la presentazione. Sì, ho fatto parte dell'associazione ASCO, l'associazione Canavese Ovest, però per adesso è ferma perché con le quattro frecce, perché purtroppo diciamo che la situazione economica, le varie aziende non è che siano grandi, ci siano grandi possibilità, e quindi per adesso è ferma e vedremo con le nuove nomine chi farà di nuovo qualcosa, adesso vedremo. Quindi chiudo e passo la parola a Buono. Grazie a tutti. E allora, vari eventuali, ecco, magari qui non sarò granché breve, sarò lungo. Comunque, Carlo dice, taglia. No, è che ci sono alcuni argomenti, credo che di interesse di tutti, ma di tutti nel vero senso della parola, di tutti i busanesi, ma anche di tutto il canavese, anche le corelliese. Io partirei, perché ho messo il primo, ma tanto cambia niente, più o meno più importanti. Tutti voi vi ricordate dei famosi debiti dell'ASA? Si parlava di cifre da capogiro, che erano circa 78 milioni di euro, e poi l'avvocato Ambrosini, che era il commissario che è venuto a gestire gli ultimi anni di ASA, eravamo arrivati poi alla richiesta di 37 milioni di cui eravamo stati condannati che dovevamo pagare. Io mi sono sempre opposto, stasera dovevano esserci anche due miei colleghi presenti, ma si vede che erano impegnati, non sono venuti, giusto per portare anche la loro testimonianza, ma qui davanti abbiamo due noti, io non le ho presentate prima perché aspettavo il momento giusto di chiamarle all'ordine come testimoni, Francesco e Magda, che sono due giornalisti che scrivono, loro lo sanno perché spesso seguono, se non il sottoscritto, ma seguono la politica o l'amministrazione del canavese, quindi
queste notizie le sanno. Allora, dicevo, ASA, con questa richiesta noi siamo stati condannati. Io sono sempre stato, mi sono battuto, ma all'inizio ero in solitudine, da solo. Da solo ho sempre detto, li abbiamo fatti noi sindaci i debiti? No. E allora perché adesso i sindaci, i comuni devono pagare i debiti che hanno fatto altri? Ma nel momento in cui tra 2009, 2004 e 2009 è stato il periodo peggiore dell'ASA per quanto riguarda la gestione dei debiti, i bilanci erano portati che pareggiavano, quindi non avevano dei buchi, e chiaramente i sindaci di quel periodo, io allora ero in minoranza, ma giustamente i sindaci di quel periodo hanno approvato, non è che potevano, come facevano a approvare un bilancio che era in pareggio, e quindi hanno approvato, dopodiché si sono accorti che i bilanci erano taroccati. E la cosa grave è che successivamente, quando ci ha dato l'incarico a qualcuno che doveva difenderci, ci siamo accorti dopo che probabilmente non ne fregava niente, hanno detto ma sì, comune andando a pagare via. Quindi ci hanno il famoso lodo ASA, ti condannava a restituire all'ASA 37 milioni di euro. Ora Busano avrebbe dovuto da quella cifra tirarne fuori 1.5, non è tanto, ma vorrei una bella cifra, una cifra importante. Negli anni, adesso vado veloce perché è stata lunga, ma vado in breve perché altrimenti veramente diventerebbe lunga, siamo arrivati poi alla conclusione che noi avevamo un anno di tempo da quando è arrivata la condanna per far ricorso, e il ricorso scadeva a febbraio del 2018. Un gruppo di comuni, il sottoscritto, comune di Pertusio e il comune di Oglianico, a novembre del 2017 abbiamo dato l'incarico a un avvocato per difenderci, per fare ricorso, per difenderci da questo debito. Vi dico che per Busano è stato pesante perché erano circa 16 mila euro, scusate, ma ero nell'Asia che i milioni lì volavano, 16 mila euro. Oglianico ha avuto i suoi problemi, ma credetemi, Pertusio, che è più piccolino, quindi il rapporto abitanti e soldini che avrebbe dovuto spendere erano tantissimi. Quindi dicevo, gli hanno dato l'incarico a questo avvocato, che è l'avvocato Cresta di Torino. Per fortuna, noi speravamo, verso poi la fine di gennaio dell'anno successivo anche gli altri comuni si sono accodati, e allora hanno poi chiesto a noi il nome dell'avvocato, anche perché erano abbastanza in ritardo, quindi non è che potevano cercarsi un altro avvocato che doveva studiare tutta la pratica, quindi non c'era tempo. Abbiamo dato ben volentieri il nome del nostro avvocato, ci siamo trovati, fatto un'assemblea poi a Rivarolo, e si è dato l'incarico poi tutti assieme a questo avvocato, che è vero che ha costato di più, ma è vero che diviso fra tutti i comuni, alla fine Busano ha speso 5.300 euro invece che 16, e qui è andata bene. Ma la cosa importante è che quando questo ricorso è arrivato alla Corte d'Appello, la Corte d'Appello ha stralciato il lodo che ci condannava e l'ha buttato nel cestino, non ha tolto i debiti chiaramente, però ha detto adesso dobbiamo andare a controllare nei bilanci dell'ASA 2009 e 2010 quali sono i debiti sociali riconducibili ai comuni. Allora, è stato nominato un CTU, comuni, le comunità montane, perché sapete che i comuni montani non erano in primis nell'ASA, ma erano rappresentanti della comunità montana. Si sono nominati i CTU e i CTP, noi, questi sono andati a fare le opportune verifiche, e dei debiti nei bilanci ASA riconducibili ai comuni sociali ne hanno trovati zero. Ora, questi documenti firmati, queste relazioni firmate da questi tecnici, che non sto a dirvi i nomi perché non penso che non servissero, vanno a sentenza, ma credo che la Corte d'Appello, qui abbiamo Stefano presente, ma la Corte d'Appello di fronte a un risultato negativo, perché è negativo, non è che possono inventarsi qualche altra cosa, quindi credo che a settembre dovremmo arrivare, perché lì i tempi purtroppo sono lunghi, a settembre dovrebbe arrivare il risultato finale o la sentenza, che magari di dire, dove praticamente i comuni non avranno a cacciare un centesimo. È probabile che i creditori facciano ricorso, poi la vedremo, ma intanto abbiamo ribaltato la situazione da debitoria che era nei confronti
del commissario, adesso che il commissario noi non ti dobbiamo niente. Poi speriamo che se dovessero anche far ricorso e poi ne discuteremmo, ma per adesso siamo tranquilli, anche perché io spero che vada avanti così, perché quei soldini che ha anticipato prima Tommaso per la rotonda, dato che la città metropolitana non ce la fa a farci la rotonda, va già che la città metropolitana, bontà loro, riescano a fare il progetto. Magari poi se mettono anche qualche euro, gli altri li metterà il comune. Allora, gli euro che il comune di Busano aveva accantonato, pochi, perché faceva di più 1,5 su anche su 9 milioni di euro, faceva una cifra più alta, ma avevamo messo qualcosina, giusto per dire che avevamo accantonato qualcosa. Dovrebbero essere circa 150.000 euro. Quindi questi 150.000 euro potremmo spenderli in modo migliore costruendo la rotonda qua a 200 metri. E questo è il capitolo ASA. DDL rifiuti, qualcuno di voi l'avrà sentito parlare. I rifiuti stanno, la regione ha approvato, e anche qui ho fatto una battaglia abbastanza in solitudine, poi devo dire che successivamente qualcuno è venuto poi dietro. In buona sostanza la legge regionale prevede di tutta l'ex provincia di Torino, che sono 316 comuni, ha previsto due aree vaste. Un'area vasta è Torino, l'altra area vasta sono i rimanenti 315 comuni, quindi è una cosa enorme, con una popolazione incredibile, dove, questa è la sostanza del tutto, dove Torino e Prima Cintura già oggi hanno dei costi per raccolta e smaltimento rifiuti di 200 euro per abitanti. Tutto il resto del territorio, non sto a elencare, ma del Canavese, Porediese, Val di Lancio, Val di Susa, dove volete, tolto Torino Prima Cintura, viaggiamo dai 100 ai 110 euro per abitante. Finendo nel calderone, in quest'area vasta, faranno una media e quindi avremo un aumento, tutti, di 40 euro pro capite. Quindi ogni famiglia, dove ce n'è uno 40, due 80 e discorrere. Allora, non è una cosa normale che comunque noi dobbiamo sempre pagare per qualcun altro. E quindi su questa cosa, non solo io ma anche altri sindaci, tant'è che eravamo andati a fare una protesta in regione circa un anno fa, ma su 270 comuni interessati eravamo più o meno 70, forse neanche. Avevamo arrotondato per far vedere che eravamo 70, ma non eravamo 70. Non più di 3 mesi fa, dato che c'è stato di nuovo un blitz in una commissione, siamo di nuovo scesi in regione per protesta, eravamo in 7. È andata bene che poi qualcuno aveva scritto che eravamo in magnifici 7, magnifici 7 no, eravamo solo 7 senza magnifici. C'è andata bene che un componente della commissione, che era un componente della commissione ma in minoranza in regione, ha trovato un escamouchage che c'era all'interno del sistema di questa commissione, per cui gliel'hanno bloccata, per adesso li fermo, se ne parlerà dopo l'elezione, e per adesso, vabbè, dopo l'elezione vedremo se è il caso di riprendere il cammino. Il sottoscritto, assieme a un gruppo di sindaci, che non sto a farvi l'elenco, ma non sono più di una quindicina, anche su questo tema cercheremo di dar battaglia il più possibile. Poi chiaramente sapete che in democrazia, piaccia o no, la maggioranza ha sempre ragione, anche se ha torto, e quindi il rischio è di soccombere. Io mi auguro di no, che magari nel frattempo qualche sindaco magari venga sostituito, magari anche sottoscritto, e specialmente quelli nuovi magari abbiano un po' più coraggio e soprattutto un po' più di amore per il Canavese o comunque per i nostri territori, anche perché in quel sistema, oltre che venire penalizzati coi costi, saremmo penalizzati perché non conteremmo più niente. Ma non Busano, Fabbro, Rivarolo, non conterà neanche più Ivrea, cioè finendo nel calderone di Torino, nel girone infernale di Torino, non conteremo più, quindi noi avremo solo più da pagare, e questo mi pare che sia una cosa veramente assurda. D'altronde l'ho lasciato per ultimo, ma qui magari c'è già qualche testimonianza che stiamo già provando. SMAT, società metropolitana acqua potabile di Torino, azienda meravigliosa, io dico che hanno creato un mostro, ma poi qualcuno che si chiama ingegner Romano dice che non è vero, ma vabbè, quantomeno per adesso, visto che il mostro di quell'azienda non certamente le persone, ci sta. Un mostro perché? Perché quando hanno messo insieme la SMAT, in pratica 23 comuni, Torino e Prima Cintura,
hanno costituito questa società, dove si sono date delle regole, si sono date delle azioni soprattutto, e chiaramente che andassero bene per loro. Per loro perché? Perché intanto le azioni allora costavano 120.000 lire l'una. Il numero di azioni hanno deciso, va benissimo, ci mancherebbe un'azione ogni 1.000 abitanti, per cui ogni comune, ogni città prendeva un'azione ogni 1.000 abitanti, e fino a lì va bene. Il problema è che poi c'era una postilla che diceva tutte le azioni che ci sono in più, che rimangono, se le prende Torino. E qui che casca l'asino, dicevano una volta. E qui il problema. Allora adesso ci troviamo in una situazione veramente assurda. Uno, perché abbiamo la città di Torino che, anche se ha i suoi 900.000 abitanti circa, per carità, ma rappresenta molto di più. E vi dirò anche le percentuali. E l'altra cosa vergognosa è che un'azienda pubblica, una società pubblica, dove gli azionisti sono tutti enti pubblici perché sono tutti comuni, si dividono gli utili. Signori, si dividono gli utili. Torino ogni anno porta a casa dai 5 ai 5 milioni e mezzo di euro. Signori, o facciamo più opere pubbliche, acquedotti e fognature, visto che parliamo di acqua, oppure riduciamo le tariffe alle utenze. Ma non è pensabile andare avanti che un'azienda pubblica, che era un servizio pubblico di vitale importanza quale l'acqua, e mi dividono gli utili. E allora qui non ci siamo. Quindi questa è già la prima. La seconda, ma è normale che si portano, pesano il 69%, si portano a casa il 69% degli utili, anche se loro rappresentano il 39%. E la cosa folle è che il 52% delle utenze di SMAT sono rappresentate meno del 10%. E allora dove andiamo? Cioè, non è possibile che continuiamo a fare delle leggi che vanno bene per Torino. Va sempre, qualunque cosa facciamo, va per Torino. Quindi adesso quelli dei rifiuti è di nuovo per Torino. Signori, l'Amiant è piena di debiti, piena di debiti. Adesso l'hanno accorpata all'IRAM. Ma l'IRAM prima o poi va a fondo, IRAM e ASA, scusate, e Amiant, perché non può reggere. Cioè sono talmente tanti i debiti che ha l'Amiant e i debiti che continua a produrre, perché non è tanto i debiti che ha già, ma sono anche quelli che sta facendo. E quindi devono trovare delle soluzioni dove paghiamo tutti, così in qualche modo galleggia. Quello che succede nell'acqua. Nell'acqua è la stessa cosa. Paghiamo tutti di più, e non poco, l'acqua. Perché? Perché dobbiamo pagare per Torino. Allora, poi quando voi sentite che Torino sono così bravi che depurano l'acqua del Po, ma talmente bene che poi la mettono dentro l'acquedotto e la fanno bere. Certo, ma per carità, sono bravissimi. Ma quanto costa al metro cubo quell'acqua depurata? Costeranno meno di 3 euro al metro cubo, non lo dico io, magari mi sbaglio, ma mi sa che mi sbaglio per difetto, non per eccesso. E allora non è che possono sempre rimetterci, e allora dividiamo queste perdite fra tanti. Così dividendole fra tanti va bene così. Però a me non mi va. E allora quando sono arrivato, molti di voi lo sanno, io non avrei mai dato via l'acquedotto. Purtroppo sono stato commissariato, l'acquedotto no, chiaramente non è comune, quando sono finito in minoranza purtroppo qualcun altro diversamente è andato via l'acquedotto. E quindi adesso intanto dobbiamo avere l'acqua con loro, mentre prima avevamo i debatterizzatori, quindi sterilizzavano l'acqua, noi eravamo tranquilli, senza mettere il cloro. Sarà pur vero che il cloro non fa male, ma io prove contrarie non ne ho, preferirei non berlo. Però dobbiamo berlo. E quindi è, e dicevo, in assemblea all'inizio, qualcuno l'ha citato prima, non a caso, guardate che la sanno un po' la mia storia perché ogni tanto vengono e seguono. Guardate che è brutto arrivare, un'assemblea della SMAT, 140-150 sindaci, l'unico pistola, che va lì a fare le pulci e dire qualcosa e poi vota no. Allora all'inizio c'erano dei colleghi che mi dicevano: ah, ma hai votato no per farti scrivere ai giornali? No, ho votato no, l'ho anche motivato perché ho votato no, non è che ho detto voto no perché non mi piace, no, ho fatto anche ho fatto l'intervento dicendo i motivi per cui votavo no, non solo perché non mi piaceva. E il problema è che è difficile far cambiare
non idea, a cambiare l'abitudine, e poi c'è un problema di interesse. Quindi quando si mette l'interesse, è chiaro che quei comuni dove adesso gli arrivano dei soldini non sono mica tanto d'accordo a modificare qualcosa. Comunque qualcosina abbiamo portato, perché intanto adesso siamo già una ventina, qualcosa abbiamo già tirato su. Intanto non è più come prima, che era solo a maggioranza, ma maggioranza, è chiaro che Turino, altre quattro, però la maggioranza, noi potevamo anche stare a casa, non davamo per dire devo andare, perché poi ai cittadini cosa dico? Che non vado giù in smatto a fare le mie dimostranze. Quindi siamo già riusciti a dire che ci vogliono X di azionisti quando si vota e X teste. Quindi quando contiamo le teste vale la mia come quella del comune più grande che è Torino. E allora abbiamo già, qualche volta riusciamo anche a portare a casa dei risultati, perché non sempre hanno le teste, hanno le azioni ma non le teste. Adesso siamo riusciti, Busano, se qualcuno vuol venire la trova, c'è una delibera già dal 2010, quindi ha già qualche anno, dove proponevamo alla SMAT, che è una difficile, ma dicevo, qualcuno si sta muovendo, di trasformare quell'azienda in un'azienda di diritto pubblico. Ora, non chiedetemi cosa vuol dire o quello che diventerà, quello che vuol dire più che non lo so, cosa diventerà perché non lo so. Sta di fatto che l'ultima assemblea dello SMAT, a forza di picchiare il chiodo, anche grazie all'aiuto di altri, anche grazie al sindaco che è amico di Stefano, giusto, possiamo dirlo? È il tuo amico, ci mancherebbe. Abbiamo votato di dare l'incarico all'attuale direttivo dell'azienda SMAT di trovare tre tecnici, tra esperti, che devono formularci e portarci una proposta alle due soluzioni, cioè quella attuale, come sta funzionando il sistema attuale SMAT, e quello trasformato in azienda di diritto pubblico, per fare un'analisi e capire conviene lasciarla come oggi o conviene trasformarla. Non lo sappiamo, ma quantomeno proviamo. Poi se peggiora, per l'amor di Dio, ma quantomeno io vorrei portare a casa, non dividano più gli utili, perché quando capite che arrivate in un'assemblea, che leggo nel bilancio SMAT, che loro lo dichiarano, hanno 94 milioni di metri cubi di perdite e non mettono 500.000 euro per andare a cercare le perdite, cercare di mettere qualche tappo, scusatemi, ma non è normale. Allora, se uno va lì, poi gli vota contro, ma pensate che uno va lì ma deve anche votare a favore? Ma spiegatemi, buttate i soldi dappertutto e poi non avete 500.000 euro per andare a cercare di ridurre le perdite che avete. Perché loro mi dicono che hanno 94 milioni di metri cubi, non io, perché io potrei dire le stupidate, ma l'hanno scritte loro, hanno scritto stupidate, oppure è veritiero. L'acquedotto dell'orco, un'altra luce, se la fanno passare lì per farci vedere, ma sì, ma cosa vuoi, Chione? Ma facciamo l'acquedotto dell'orco. E io capì, ma cosa fa l'acquedotto dell'orco? Allora, sapete cosa serve l'acquedotto dell'orco? Prelevano quasi un metro cubo di acqua dalle turbine che arrivano giù a Rosone, che producono energia elettrica, la prelevano, perché adesso va nell'orco, finito l'operazione della produzione di energia elettrica, finisce nell'orco. Nell'orco poi scende a valle e se ne va. Allora, voi immaginate, un metro cubo al secondo, non è poco, che viene prelevata a Rosone, a valle di Rosone poi fanno gli impianti di depurazione, la canalizzano e dove la portate? Sapete dove la portano quell'acqua? Ditemi, secondo voi dove va a finire quell'acqua potabile che prendono nella Valle Orco Suano? Dove la portano secondo voi? A casa, No, anch'io pensavo Torino, no, a Ivrea. A Ivrea. Dico a Ivrea. A forza di rompere, non vi dico cosa, sono riuscito a far fare una riunione a Rivarolo. Sono venuto a Rivarolo e dice, ma dove la portate? A Ivrea. A Ivrea. Ma non potete prendere l'acqua della Dora, visto che noi prelevate un metro cubo al secondo da Rivarolo in giù, non ci sarà più acqua nei mesi estivi. Non ci sarà più acqua nell'orco, ci saranno solo più gli scarichi fognari. Non ci sarà più acqua. Prendete la Dora. Risposta dei tecnici dell'arma. Oh, per carità, l'acqua dell'orco è più pregiata di quella della Dora. Ma parlate voi che depurate l'acqua del Po, ma portate pazienza.
ma portate pazienza, c'è gente che depura l'acqua del Po, hanno difficoltà a depurare l'acqua della Dora. Vabbè, ce l'hanno venduta così, i miei colleghi non mi hanno aiutato, va bene, ci priveranno di nuovo di un metro cubo di acqua, pazienza. Va bene, io adesso poi chiudo perché altrimenti va a finire che magari sono cose interessanti, ma... Bene, allora, credo che queste erano veramente questioni non tanto di principio, di colore, a me piace il bianco, rosso e verde, ma di interesse nostro, perché se non difendiamo i nostri interessi, non è che poi alla fine viene qualcuno da qualche altra parte. Devo dire che su questa cosa di interessi da 2 anni a sta parte, adesso mi è venuta perché ce ne tanti, a me è venuta, ve la dico, adesso siamo un gruppo di 20 comuni, ci siamo messi assieme e abbiamo creato un marchio, una fantasia non è granché, ma pazienza, Made Cana Verde. L'idea è di far rete fra questi comuni, loro lo sanno già, giusto? Sì, non è che era un segreto, abbiamo sempre parlato di soldi, mancherebbe. Dovremmo firmare la prossima settimana il documento perché forse a modifica tiriamo, adesso lo firmiamo e così via. Far rete e vedere se tutti assieme riusciamo anche a incrementare un pochino quello che è il turismo. E tutto sommato abbiamo anche dei bei territori, dei bei luoghi, però non li abbiamo mai valorizzati perché secondo me come avevamo l'Olivetti, avevamo la Fiat, avevamo lo stampaggio, parlo di Busano, ma noi abbiamo lo stampaggio, figuriamoci, e quindi non abbiamo mai curato il resto. Sicuramente ci saranno dei comuni che hanno qualcosina in più da far vedere, qualcuno un po' meno, però facendo rete magari anche quelli che hanno pochino, magari verranno di meno le persone, i turisti a visitarci, ma qualcosa magari vediamo di contare anche noi. Sì, qualcosina abbiamo per carità, però abbiamo delle belle cose, dico da Castello di Allier, ad esempio il collega Di Bairo un paio di mesi fa ha costruito e poi siamo andati anche per l'inaugurazione sul canale di Caluso che preleva l'acqua nell'orco a valle di Guarnier e va verso Caluso, per un tratto di 1 km/200 metri ha creato una zona, una riserva di pesca dove c'è una zona con delle trote più grosse che costa un po' di più e le altre parti che costa un po' di meno. E devo dire che è un bel posto, lì c'era un vecchio mulino che l'hanno ristrutturato, quindi è ancora lì. In quell'area è un'area veramente bella, che va bene, uno anche da lì andare a pescare, andare a fare picnic, andare in giro a piedi, andare in giro a cavallo, perché poi ci sono anche dei maneggi, quindi fantastico. E quindi dico una, perché ci sono altre iniziative, come San Giorgio ce n'è un'altra giorni e via. Bene. Questa mi è venuta in mente ancora lì, ve l'ho buttata perché mi pare interessante, è un'iniziativa che credo è. Mi date ancora almeno 5 minuti, io avevo promesso che ero corto, ma non riesco. Fatemi dire ancora qualche cosina, no, perché mi pare che, ma proprio un flash, le cose un po' più. I fuochi alla festa patronale credo che sia uno sforzo non indifferente che fa il comune, ma soprattutto le tasche di qualche privato. No? Qualche iniziativa che adesso quest'anno purtroppo è rimasta ferma perché avevamo un po' problemi con l'associazione e quindi non sono riusciti a organizzarla, quella che facciamo e poi invece per il resto completamento ed ampliamento di Piazza San Tommaso, voi ve lo ricordate com'era un po' di anni fa Piazza San Tommaso, adesso si è trasformata. È una piazza un pochino più ampia perché prima era un buco, sotto ci sono i parcheggi che comunque alla fine servono, il completamento del marciapiede pista ciclabile di via Valperga che qualcuno ha già firmato prima, l'installazione di nuovi cestini per i rifiuti, nuove panchine, dei fioriere, l'asfaltatura delle strade che nonostante, devo dire, tutti questi interventi, nonostante che tutti voi lo sapete che avevamo un problema non importante, importantissimo, che le risorse, in quanto prima col patto di stabilità e poi col pareggio di bilancio non potevamo neanche spendere i soldi nostri, quindi in qualche modo poi alla fine siamo riusciti a spendere e fare questi interventi. Quell'intervento in piazza che è stato un intervento veramente pesante dove abbiamo creato non poco disagio ai cittadini e ce n'è di quelli presenti, in quello oggi chiedo scusa, ma era un intervento che bisogna farlo perché altrimenti quando avevamo i temporali era sempre a rischio di allagamento della piazza, ma non solo della piazza, delle case, quindi
l'abbiamo sistemato. E poi non ultimo, purtroppo io volevo fare un'ordinanza ma non funziona, l'ampliamento del cimitero e anche un po' l'abbellimento, perché che fosse brutto prima, ma mancavano ancora dalla parte esistente degli autobloccanti e l'abbiamo sistemato. Poi comunque ci sono le brochure e andate a leggere quello che siamo riusciti a fare nonostante il periodo critico in questi ultimi 5 anni. Sicuramente avremmo potuto fare di più, ma credo che lo sforzo non è stato indifferente. Chiudo. Intanto permettetemi di ringraziare i dipendenti comunali, perché comunque piacciono, se non si lavora in simbiosi tra quelli che sono gli amministratori e quelli che sono i dipendenti, i funzionari, non andiamo nessuna parte. Quindi grazie anche comunque ai dipendenti comunali, ci siamo riusciti a iniziare a portare a termine una serie di lavori non indifferenti, anche perché i nuovi sistemi di appalto, credetemi che è veramente un terno al lotto. Poi anche gli amministratori uscenti, quelli presenti e quelli che non ci sono più, e quando dico amministratori tutti, anche quelli che non erano della nostra squadra ma che comunque erano consiglieri comunali, che devo dire che comunque anche loro hanno contribuito a far sì che le cose a Busano venissero fatte, cioè erano del consigliere di minoranza ma costruttivi, non hanno mai cercato di creare problemi, magari non ci aiutavano, ma voglio dire, è già importante, ma non hanno mai cercato di mettere dei paletti fra le ruote. E anche tutti i volontari delle associazioni, dalla Proloco ai donatori, non ci sono più meno donatori perché sapete che lunedì purtroppo abbiamo avuto la perdita di un mio carissimo amico che era Fulvio, e quindi ho messo anche i donatori in mente. Grazie. La protezione civile, la grande A di Busano, tutte le associazioni, il team di Francesco Diaco, perché poi c'è un nome, ma non potevi mettere un nome diverso che poi mi confondi, comunque qua presente, e anche lui con un impegno non indifferente realizza sempre veramente uno spettacolo incredibile. Agli imprenditori, io devo ringraziare gli imprenditori, prima ne ho già citati uno, che comunque ha dato subito la sua disponibilità, ma in qualunque momento il comune ha delle difficoltà, loro ci sono. E allora vado agli imprenditori, agli Rosboc, che bene o male, qua abbiamo la signora Anna Maria. Io ho scritto i Rosboc perché poi c'è Anna Maria, c'è anche Michele. Vabbè, comunque, io ho detto i Rosboc, quindi è contemplato tutti, da Anna Maria a Michelino e ai figli. Silvano Camillo, l'ho detto prima, Henrietti, che è quello che sta gestendo l'aerosuperficie, Gianluigi Serena, che è anche uno che quando il comune ha bisogno c'è, non è che se lo fa dire, no? È sempre uno che collabora. Stefano Vieta, un altro che comunque, e Silvano Grivetto. E poi, non è che poi mi vengono così, qualcuno scritto, qualcuno no. Poi io devo anche ringraziare Marchetto Franco, perché Marchetto Franco è rimasto per, non so più, tanti anni, perché io non mi ricordo più, 24 anni in amministrazione, ma dopo che è uscito lavora più di prima, perché quando noi abbiamo un problema noi andiamo da Franco, non è che abbiamo altre soluzioni. Infatti l'altro giorno con il nuovo gruppo ho detto, è un in-out, parli dal Franco che sa un po' che trovi da fare fuori, mi hanno detto che forse no, perché non posso di nuovo, è un lavoro da fare, mica posso di nuovo andare da Franco, quindi dobbiamo rimanere nelle maniere a Franco e vabbè, e basta.
che ho dimenticato? Nessuno. Devo ringraziare, no, vabbè, voi sì, voi, no, devo ringraziare la mia famiglia, adesso a parte tutto, ma devo ringraziare la mia famiglia. Devo ringraziare la mia famiglia, no, perché ogni tanto mi... No, ma una la vedo giù in fondo, poi non so. No, no, devo ringraziare sul serio, perché credetemi, mi supporta e mi sopporta, perché poi quando posso vado a arrivare al pomeriggio, quando non posso non vado, quindi devo aiutarsi. Se al mattino c'è qualche impegno col comune, idem, si aggiusta. Quindi sia mia moglie che le figlie mi hanno sempre sopportata e supportato, ecco, incoraggiato sempre, ecco. Quindi un grazie, anche a loro, un grazie a tutti quanti voi per la vostra presenza. Sicuramente non vi dico, mi hanno già detto, sì, ma ha avuto la lista numero uno, tanta immacula lì, appunto, mica per niente la numero uno. Quindi veramente votate e fate votare la lista numero uno, perché l'alternativa non so se è meglio o peggio, io parlo per me, io sono il meno peggio, non so come potrebbe essere il commissario, questa non è una minaccia, ma dicevo solo quello che capita se non dovessimo prendere quel benedetto 50+1%. Quindi noi siamo lì, se serviamo siamo ancora a disposizione. Credo che avete visto che i tre nuovi sono giovani e entusiasti, e quindi è quello che avevamo bisogno, perché noi intanto perdiamo già colpi, siamo già un po' in difficoltà, l'età pesa. Io ogni tanto quando parlo con il mio coscritto e dico come va, mi dice come un giovanotto. Il coscritto, non esagerare, perché come un giovanotto qua non va bene, speriamo. Sì, sì, no, ci tiriamo su a vicenda. Bene, grazie. Adesso aspetta che vi faccio. Andate via. No, volevamo solo dire che siccome abbiamo due candidate col cognome Pomatto, Pomatto Sara, Pomatto Ornella, e due Sara, Bertella Sara, Sara Pomatto, nella preferenza dovete mettere nome e cognome. Ok? Beh, certo, votare la lista e mettere il nome e cognome per la preferenza, perché abbiamo omonimia. Ok. Che ho dimenticato qualcuno, sì, l'elettricista di fiducia del comune, l'ho dimenticato, devo ringraziarlo, perché a parte che io dico l'elettricista di fiducia, perché normalmente lui va oltre quello che è il servizio e il lavoro suo che svolge per, nel campo elettrico, diciamo, va oltre, quindi grazie anche a lui. E adesso aspettate che arrivi a Luciano e i suoi, e ci porteranno qualcosa da mettere sotto i denti, qualcosa da bere. Grazie, grazie a tutti, grazie anche a Francesca e a Magda. Lui mi martella sempre.